Allora sì, questa mattina i ragazzi, gli studenti di tutte le classi prima media dell'Istituto Comprensivo di Terra Nuova hanno ripulito, in occasione di Puliamo il Mondo, la zona del parco fluviale che va dal parco pubblico attrezzato fino allo stadio. Abbiamo trovato soprattutto bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, molte cartacce, mozziconi di sigaretta e anche un tavolo di plastica abbandonato. Questo di stamattina di questi ragazzi è sicuramente un gesto di civiltà, ma anche e soprattutto la dimostrazione di un gesto d'amore nei confronti dell'ambiente, in particolare questi spazi qui che vengono vissuti proprio dai giovani e dai bambini, è bene che siano puliti e che siano curati. È anche una dimostrazione per gli adulti, perché tutti possiamo fare semplicemente un gesto concreto di pulizia o di raccolta di quello che vediamo quando andiamo in giro. Come amministrazione ci teniamo a ringraziare le associazioni che insieme a noi hanno preso parte a questa iniziativa, Lega Ambiente, al CEDU che ci ha dato dritte sulla raccolta differenziata, i ragazzi di Arcadia che hanno lavorato insieme a noi, la sezione SociCop di Terra Nuova e anche Sei Toscana che alla fine di questa mattina passerà a raccogliere tutto quello che abbiamo trovato. È anche un'opera di sensibilizzazione nei confronti di chi purtroppo ancora abbandona i rifiuti un po' dappertutto. Esatto, è un'opera di sensibilizzazione, la dimostrazione che basta veramente poco per tenere un ambiente pulito, perché se non sporchiamo c'è anche meno da ripulire e tutti possiamo fruire dei nostri spazi in maniera più gradevole.